Nei pressi del vallone Guidotti in questi giorni è stata scaricata una lunga fila di tubi, pronti per essere interrati. Si presume vengano dal depuratore di Casa Massima. È probabile che siano cominciati i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di quella città e delle relative opere accessorie, il cui progetto risale a febbraio del 2008, opera pubblica commissionata dalla Regione Puglia e dall'Acquedotto Pugliese. Si tratta della realizzazione della condotta sotterranea adduttrice delle acque reflue depurate rivenienti dall'impianto depurativo di Casa Massima alla Lama San Giorgio. Questo testualmente dice la relazione sui potenziali impatti ambientali dell'opera legata al progetto. La condotta sarà realizzata in PEAD, polietilene ad alta densità. Avrà una lunghezza di 5.900 metri, un diametro di 250 mm e un piano di posa a quota variabile tra 1 metro e 1,5 metri. Come si vede dall'aerofotogrammetria di progetto, la condotta terminerà proprio al centro del vallone Guidotti. Si presume che lo scarico avverrà in continuo con circa 20 litri al secondo, così come avviene al depuratore di San Michele. 72.000 litri all'ora, dunque, il che significa che 1.728.000 litri al giorno di acque reflue si riverseranno nel vallone Guidotti a poche centinaia di metri dalla chiesa dell'Annunziata. Oggi alle 12.30 una delegazione del comune si è recata al vallone Guidotti per prendere direttamente visione di quello che lì sta accadendo. A recarsi sul posto sono stati il sindaco Roberto Romagno, i consiglieri comunali Oronzo Valentini e Michele Maggiorano, i tecnici comunali ingegnere Erminio Darie e il geometra Carlo Ottomano. Abbiamo intervistato il sindaco e il consigliere Valentini. Ha sostenuto questo progetto e ha sempre detto che questo andava fatto perché era un'opera regionale. È inutile che ci giriamo intorno. No, però no. Sindaco, ora l'acquedotto è arrivato qui, questo è il fondamento di Casa Massima. Nonostante di Rutigliano abbia dichiarato parere sfavorevole, molto sfavorevole a questa opera, allo scarico qui in Lama San Giorgio, precisamente nel vallone Guidotti, nonostante ci sia un atto di indirizzo, credo, a febbraio Un atto di scorso, indirizzo attraverso una delibera di consiglio in cui il comune di Rutigliano ha indicato con gli una altri soluzione comuni, diversa, con con gli altri altri comuni. comuni, tipo quella del collettore che avrebbe dovuto portare la linea, lo scolo a mare. Questi invece sono arrivati qui stamattina, questi giorni hanno portato la linea, questo significa che realizzeranno il progetto che è stato approvato da loro, eccetera, eccetera. Che cosa può fare il comune di Rutigliano? Come vi muoverete? Ma sicuramente noi continuiamo ad essere contrari a questo tipo di progetti, a questa realizzazione, diciamo, di questa opera fatta in questi termini, in questa maniera. Quindi torneremo a contestare l'operato della regione, torneremo a contestare questo tipo di soluzione progettuale perché riteniamo che non rispetti la natura ambientalistica, l'aspetto ambientalistico di questa zona, che dovrebbe essere preservata dal punto di vista naturalistico. Ma voi avete chiesto, al di là di aver approvato questi atti di indirizzo molto sfavorevoli all'opera, ma avete fatto una conferenza di servizi, avete chiamato la regione, l'acquedotto, a discutere una soluzione diversa rispetto a quella che hanno adottato? Ci sono stati tutta una serie di incontri, ci sono stati dei verbali, non si capisce per quale ragione poi comunque si sono interrotti questi incontri. Supponevamo che questo volesse significare comunque una rivisitazione da parte della regione di questa soluzione progettuale, ma sembrerebbe che così non è, in considerazione della presenza di questi dubbi, che onestamente suppongo che siano per quel tipo di progetto, visto che comunque non credo di poter dare altre interpretazioni con la presenza di questi tubi. Gianni, c'è da dire una cosa, che fino a qualche giorno fa il Consiglio Comunale, dove ho fatto questa pregiudiziale, il comune di Rutigliano era completamente all'oscuro di questo tipo di operazioni che venivano fatte, non sappiamo neanche da chi, da quale impresa, sul nostro territorio. Per cui c'è un'arroganza da parte di chi sta gestendo questa cosa sulle spalle nostre del territorio di un bene come questo che è patrimonio di tutti. Allora noi dobbiamo fermare, sindaco, in tutti i modi, in ogni modo consentito dalla legge, e io direi andando anche oltre se occorre, questo scempio del territorio dobbiamo farlo tutti insieme. La prima cosa che ci toccherà fare adesso è verificare in effetti chi ha in qualche maniera piazzato questi tubi qui, anche perché noi, insomma, ne prendiamo atto perché qualcuno ce lo fa notare, perché oggi abbiamo la possibilità di verificarlo in maniera diretta. Quindi cercheremo di capire chi ha portato questi tubi e per quali ragioni li ha portati. Noi supponiamo che per le ragioni di cui stiamo parlando, certamente ci adopereremo perché tutto
venga rivisto e comunque non si compia questo scempio ai danni anche della comunità rutiliana. Quindi al comune di Rutigliano non è arrivata nessuna comunicazione di nessun tipo, né da parte dell'acquedotto né da parte della regione, dell'inizio di questi lavori? Ad oggi non ci è stato comunicato nulla.